Fabio Mannino, segretario regionale della CGIL, problema siccità, ripeto, è un problema che coinvolge tutta la Sicilia, ormai siamo al limite, al punto di non ritorno. Sì, assolutamente, anche perché qui non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a problemi di natura strutturale. Da un lato noi abbiamo il problema dell'approvvigionamento che naturalmente c'è, soprattutto per le aree che non sono costiere, ma dall'altro abbiamo il fatto che noi abbiamo un litro di acqua su due che si perde, e questo significa che noi abbiamo la necessità di un grande investimento infrastrutturale nella nostra rete idrica se vogliamo provare a dare una risposta appunto a questa che sta diventando una delle grandi tragedie che attraversano la nostra regione, perché la mancanza di acqua significa limitare fortemente il nostro apparato produttivo, agricoltura e non solo, ma significa anche negare un diritto di cittadinanza a migliaia e migliaia di famiglie. Per questo ci sembra anche che le misure che sin qui sono state messe in campo sono misure del tutto insufficienti, sia per quanto riguarda i rimborsi o il sostegno alle aziende, che ripeto, piuttosto che sostegni economici vorrebbero invece un servizio, ma soprattutto il fatto che sin qui sono fatte misure che sono tamponi e non si stanno affrontando i temi strutturali che attraversano invece il problema idrico nella nostra regione. Tra l'altro le bombe d'acqua che in questi giorni hanno colpito la Sicilia orientale non hanno incentivato più di tanto i laghi che sono rimasti ancora fermi, quindi una tragedia nella tragedia. Ma i nostri invasi sono pieni di detriti, i nostri invasi soffrono di difficoltà di natura strutturale, e poi, come dicevo, il punto è che l'acqua appena che viene immessa il 50% si perde, e quindi tutto questo ci deve fare riflettere. Noi abbiamo bisogno di grandi investimenti infrastrutturali, dal nostro punto di vista l'abbiamo detto in tutte le salse immaginabili e possibili, che abbiamo bisogno di un'unica governance rispetto alla gestione delle acque, mutuando anche esperienze positive. Pensiamo all'acquedotto pugliese, oggi noi abbiamo una frammentazione, una parcellizzazione nella gestione delle acque, intervengono i comuni, intervengono gli ATO, intervengono le autorità di bacino, interviene l'assessorato all'energia, interviene l'assessorato all'agricoltura, e anche le risorse che ci sono vengono frammentate e spalmate lungo tutta questa filiera. Noi abbiamo bisogno di un'unica agenzia che si occupa di acqua in Sicilia, e soprattutto avremmo bisogno, anche sotto questo profilo, di gestire le risorse in maniera economica. È mai possibile che i consorzi di bonifica si occupino della irrigazione, della divisione dell'acqua, e poi abbiamo l'assessorato all'energia che si occupa degli invasi? Cioè, è davvero una cosa del tutto strampalata. È come se il pilota di una macchina non stesse nella macchina ma stesse in un altro automobile, e viceversa. Cioè, davvero siamo di fronte a scelte schizofreniche. Tra l'altro la polemica continua e costante tra il presidente della regione Schifani e il ministro della protezione civile, naturalmente non soltanto dà il segno di un degrado istituzionale, ma dà anche il segno del fatto che di fronte a uno scenario così drammatico la politica non affronta i temi e pensa piuttosto al rimbalzo della responsabilità. Vabbè, ti ringraziamo. Grazie a voi per gentile intervista.